Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla diacona Carola Stobeus. Signore, tu conosci ognuno, ognuna di noi che in posti diversi stamattina stanno partecipando a questo culto. Davanti a te poniamo le nostre vite, i nostri impegni e gli affanni settimanali. Siamo riuniti per ricevere il nutrimento della tua parola. Illuminaci con la tua presenza, Signore. A te sia la gloria in Cristo Gesù. Amen. Venite, venite, figli e figlie del mio popolo. Vi tengo la porta aperta. Non rimanete fuori. Non c'è bisogno di biglietto d'invito, né di vestito o da cerimonia. È richiesto soltanto amore. Entrate dunque, ognuno, ognuna di voi, al suo posto riservato. Altri e altre, prima di voi, sono già venuti nel corso dei secoli, in lunghe file di fedeltà. Ed io ho fatto conoscere il mio patto e la mia bontà, ed abbiamo assaporato la reciproca presenza. Entrate, anche se non siete proprio in ordine. Venite così, come siete, con la sporcizia delle vostre giornate e di vostri soli offuscati. Non spegnete le vostre collere e non nascondete le vostre angosce. Io sono colui che prende parte al vostro fardello, che si infila dentro i vostri drammi, che si brucia al fuoco della vostra rivolta. Amen. Vorrei inventare delle parole nuove, Signore, per parlare di Te ai miei fratelli e alle mie sorelle, per rompere la negna dei discorsi ripetuti, per spezzare la cantilena delle formule recitate meccanicamente. Vorrei inventare delle parole nuove, Signore, per lodare il Tuo amore, che si è incarnato in Gesù, Signore, Dio della parola, che si è fatta carne. Vorrei inventare delle melodie inedite, Signore, per far cantare la mia gioia e far salire la mia lode. Vorrei avere, Signore, la voce di quegli artisti che esprimono la loro fede per mezzo del canto e della musica. Vorrei inventare delle tinte straordinarie, Signore, per mettere colore sul grigiore dei nostri giorni, per dipingere lo splendore del cielo e dello spazio, le montagne turchine e il tramonto del sole. Signore, Dio creatore del cielo e della terra. Sorge il mattino come quel giorno, il primo giorno creò. Lode al tuo nome per tutto quello che tu ci doni sempre ogni dì. Come la pioggia, come il tempo,
scampare e il mattino tutto il creato canta al Signore. Lodiam con gioia il Creatore che l'amor suo mostra ogni dì. Vogliamo confrontarci oggi con un brano di Giacomo, al capitolo 5. Dice: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. E c'è qualcuno l'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa e essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose vi saranno donate. Alleluia, 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 alleluia. Siete travagliati ed oppressi, ed io darò a voi tutti riposo. Alleluia, alleluia. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Solo il Dio, con la sua bontà, può donarci il perdono per i nostri errori, le nostre insicurezze e le nostre paure. Quindi non temere il giudizio dell'altro, ma affidati alle mani del Signore, nostro Padre, che conosce tutto di noi e accetta il nostro reale modo di essere. Infatti, quanto più vai in ricerca di te, tanto più ti perderai. Quanto più ti perdi in Dio, tanto più ti ritroverai. Amen. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose vi saranno donate. Alleluia, alleluia. Cercate e troverete.
se busserete vi sarà aperto. Alleluia, alleluia. Eccomi, Signore, cerco il tuo sguardo, stendo la mia mano, la tua parola mi tocca come una bella pioggia di primavera che nutre la terra. La tua parola mi ravviva, allarga il mio cuore, dispiega i miei polmoni, fa rivivere il mio corpo, mi rassicura. Amen. Leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, i versetti da 1 a 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame e il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli rispose: «È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a Lui e lo servivano. Ogni domenica, ogni volta quando noi pronunciamo il Padre nostro, ripetiamo la richiesta: non esporci alla tentazione. Cos'è una tentazione per noi oggi? Molto scioccamente, spesso quando parliamo di tentazione pensiamo al mangiare. Essere tentati a assaggiare una torta, anche se il colesterolo è alto. Essere tentati a comprare un pezzo di abbigliamento, anche se è più costoso di quello che avevamo preventivato. Siamo tentati a dire delle cose che sarebbe meglio non dire. Le nostre tentazioni sembra che siano quasi una conversazione di intrattenimento. Le tentazioni che si vivono davvero penso che siano altri. Sono quelle che le persone vivono, che affrontano quotidianamente, sono quelli che derivano da una loro dipendenza, da un qualche abuso, sia esso di gioco, di computer, l'alcol, la droga oppure farmaci. Forse sono le tentazioni che vive ogni adolescente che vuole essere accettato dai suoi pari. Tentazioni del proprietario di una piccola impresa in difficoltà al quale vengono prospettate soluzioni possibili. Basta allungare delle mance consistenti. Le tentazioni di usare le raccomandazioni o strade illegali per arrivare a un obiettivo. Una tentazione, in realtà, è un sintomo di forza, non di debolezza. Noi non siamo tentati di qualcosa che non possiamo fare, siamo tentati da qualcosa che è nell'ambito delle nostre possibilità.
perché la tentazione è ingannevole e attraente. Qui il nostro testo parla di Gesù, che con fermezza caccia indietro un oppositore malevole. Siamo all'inizio della vita pubblica di Gesù e subito dopo il suo battesimo, dove una voce ha annunciato: questo è il mio diletto figlio nel quale mi compiaccio, arrivano le tentazioni. E quelle che vengono prospettate a Gesù sono psicologicamente astute, perché hanno a che fare con il progetto di vita del Figlio di Dio, di combattere la fame dell'umanità, di rompere con la potenza della morte e del pericolo della morte, di iniziare a regnare in questo mondo. Solamente che questi obiettivi il tentatore di fronte a Gesù propone di raggiungere senza Dio. La prima tentazione che gli viene lanciato: trasformare pietra in pane. La tentazione di trovare qualcosa da mangiare in una situazione tutti i pensieri ruotano attorno al mangiare e tutte le fibre del corpo ne hanno bisogno, è una situazione che mette a dura prova. In questa situazione, dopo 40 giorni di digiuno, viene proposto: tu puoi trasformare pietre in pane se segui me. Senza Dio. Invece Gesù replica: l'uomo non vive di solo pane, ma di tutte le parole che escono dalla bocca di Dio. E noi, come Chiesa, penso che questa tentazione abbiamo dovuto e corriamo ancora. La tentazione di fare qualcosa per la gente, per i bisogni che vengono a galla, senza annunciare la parola di Dio. Con le nostre attività sociali e diaconali può capitare che siamo molto attivi, però non abbastanza coerente nell'annuncio anche della parola. Per paura di costringere le persone alla nostra fede, siamo alle volte molto restii alla testimonianza per raccontare il perché del nostro aiuto e della nostra fede in Gesù Cristo. E per noi stessi? Non siamo anche noi tentati di dimenticare Dio, Gesù, di fronte a un benessere che possiamo vivere? Che noi dimentichiamo Dio come donatore del creato e perciò dimentichiamo di dividere, di condividere e di aiutare coloro che devono vivere le conseguenze drammatiche della povertà e della miseria? La seconda tentazione è ancora più subdola, perché qui il tentatore usa addirittura le parole delle scritture. Usa le parole di un salmo per convincere Gesù di dare spettacolo, di saltare dal punto più alto del tempio. Gesù non lo fa. Gli risponde anche lui con una parola delle scritture: non tentare il Signore Dio tuo. Non rifiuta perché non ha fiducia nella provvidenza e nella cura di Dio, ma perché onorare Dio esclude ogni tipo di manipolazione, compreso quello di metterlo alla prova. Forse per noi la tentazione di fronte alla gente è di seguire le correnti e le opinioni.
La tentazione di seguire le mode, la ricerca del proprio benessere, di tentare alle volte di dare risposte in questo ambito, anche la tentazione di fare un evento spettacolare per far accorrere la gente senza approfondire né la verità né la parola di Dio. Perché non lì dove c'è la massa, la moda, il top del momento, c'è la verità. Quella possiamo trovare soltanto con una ricerca accurata e una preghiera, in un dialogo costante con Dio. La terza tentazione che viene rivolta a Gesù al tema della idolatria. Quello che viene lanciato a Gesù, con altre parole, dice: io ti do il regno del mondo già oggi, come re, puoi governare, senza arrivare a portare la corona di spine. Io ti porto alla potenza senza la strada della sofferenza, senza il dolore, basta che chini il capo di fronte a me. La tentazione della Chiesa potente nella storia era molto spesso di trovare la strada senza Dio, senza propria sofferenza. La grande Chiesa alla quale Valdo già 1200 anni fa additava la lontananza dalla parola di Dio ha dovuto imparare che la via stretta non è la via del potere. Ancora oggi, le chiese piccole e grandi a volte sono tentate a fare compromessi per mantenere o ottenere delle posizioni di privilegio, rinunciando oggi a questo e domani a quello. La tentazione è sempre in agguato e anche noi ci facciamo tentare da obiettivi che escludono Dio. Che escludono Dio dalla nostra vita, perché noi mettiamo le priorità. Come corrispondiamo noi in caso in cui dovessimo scegliere tra Dio e i soldi, tra la fede o il divertimento, tra Cristo e la carriera, tra la parola di Dio e il riconoscimento della gente, degli amici? Pensiamoci, quando anche oggi alla fine del culto ripetiamo: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vieni a regnar Gesù su questa terra. La tua potenza vieni a rivelar, dall'avversario che ci incalza e afferra, ti supplichiam, ci vieni a liberar. Nella sua demenza il nome tuo, la legge tua d'amor, ma l'Evangelo che di Dio sapienza sta per confondere ogni umano error. Tutto il creato allor vedrà la gloria che già nel cielo ti incoronare. Ognun gioia
dire, padre, se non ti comporti ogni giorno come un figlio, una figlia. Non dire nostro se vivi isolato nel tuo egoismo. Non dire che sei nei cieli se pensi solo alle cose terrene. Non dire sia santificato il tuo nome se non lo onori. Non dire venga il tuo regno se lo confondi con successo materiale. Non dire sia fatta la tua volontà se non accetti quando è dolorosa. Non dire dacci oggi il nostro pane quotidiano se non ti preoccupi per la gente che ha fame, che è senza istruzione e senza casa. Non dire rimettici i nostri debiti se non ami il tuo prossimo a tal punto da perdonarlo quando ti offende. Non dire non lasciarci cadere in tentazione se hai intenzione di continuare a peccare. Non dire liberaci dal male se non ti schieri decisamente contro il male. Non dire amen così sia se non hai preso sul serio le parole del Padre nostro. Lodate Dio in questo giorno e in tutte le vostre vite. E il Signore, che vi è padre e madre, vi benedica, vi faccia prosperare e crescere nel corpo e nell'anima, vi protegga da ogni paura e da ogni pericolo. Faccia risplendere il suo volto su di voi, come il sole splende sulla terra, e vi sia propenso. Vi perdoni la vostra colpa e vi renda liberi. Il Signore alzi il suo volto su di voi, vi guardi con amore, vi consoli e vi dia la sua pace. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla diacona Carola Stobeus.